Bellissima quello che dice. Dice, era una ragazza plastica, di quelle che vedo in giro, quelle che quando si agitano sudano Chanel No. 3, sono belle, snelle, di buon vestire, dallo sguardo sfuggente e finto sorridere. La seconda strofa dice, era un ragazzo plastico, di quelli che vedo in giro, col telefonino in mano e faccia di io non sono stato, che il suo grande tema di discussione è qual è la macchina migliore, che preferiscono non mangiare per andare così eleganti, e una ragazza plastica per poter rimorchiare. Poi parla della coppia, c'è una coppia plastica di quelle che vedo in giro, lui pensando solo ai soldi e lei alle nuzie a Parigi, apparentando quel che non sono, vivendo in un mondo di pura illusione, dicendo al figlioletto di 5 anni non giocare con bimbi con la pelle di un altro colore, pieni di debiti per mantenere lo status sociale. E poi parla della città, dice, era una città di plastica, di quelle che non voglio vedere, piena di palazzi tumorali, dove invece di uscire il sole esce un dollaro, dove nessuno ride, nessuno piange, gente col volto di poliester, che ascoltano senza udire, guardano senza vedere, gente che per comodità ha venduto la sua ragione di essere e la sua libertà. E poi dice, fa una riflessione, dice, non lasciarti confondere, cerca la sostanza e la sua ragione, ricorda che si vedono le facce ma mai il cuore, ricorda che la plastica si scioglie se gli batte il sole. E poi dice, ma in mezzo alla plastica si vedono anche le facce della speranza. Grande Blades. Allora, ascoltiamo questo bellissimo brano. Rubén Blades y Plástico. Chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan sudan Chanel No. 3, que sueña casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír. Él era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano y cara de yo no fui, de los que por tema en conversación discuten qué marca de carro es mejor, de los que prefieren el no comer por las apariencias que hay que tener para andar elegantes y así poder una chica plástica recoger. ¿Qué falló? Era una pareja plástica, de esas que veo por ahí. Él pensando solo en dinero, ella en la moda en París, aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión, diciendo a su hijo de 5 años, no juegues con niños de color extraño, ahogados en deudas para mantener su estatus social en modo cóctel. ¿Qué fallo? Era una ciudad de plástico, de esas que no quiero ver, de edificios cancerosos y un corazón de oro verde, donde en vez de un sol amanece un dólar, donde nadie ríe, donde nadie llora, gente de rostros de poliéster que escuchan sin oír y miran sin ver, gente que vendió por comodidad su razón de ser y su libertad. Oye hermano, oye amigo, nunca venga.
abandonados, con modelos importados que no son la solución. No te dejes confundir, busca el fondo en tu razón. Recuerda tener las caras, pero nunca el corazón. No te dejes confundir, busca el fondo y su razón. Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón. Recuerda, se ven las caras y jamás el corazón. Regresaremos como dice la canción. Se ven las caras, se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón. Recuerda que el plástico se derrite si le da de lleno el sol. Se ven las caras, se ven las caras, vaya, pero nunca el Grande Blades, grande el soberano Plástica. Dale, que prendíamos el aire una otra volta, dale. Si no ci frighiamo qui. Allora, siamo arrivati alla reina del Mar Caribe, a Cuba. Allora, una notizia su Cuba. Un'ampia gamma di personalità chiede a Obama nuovi gesti verso Cuba. E chiede se attenue l'embargo che hanno imposto gli Stati Uniti a Cuba da più di 50 anni. Questa insolita mostra di consenso, più di 40 personalità, tra loro politici, militari,
tanto administración, de administraciones republicanas como democráticas, noti imprenditore e analisti, firmano la lettera dove si chiede al Presidente degli Stati Uniti di approvare unilateralmente nuove misure di appoggio agli imprenditori e alla società civile dell'isola caraibica perché possano ottenere in questo modo maggior libertà che porterebbe a un cambio significativo a Cuba. E ora sentiremo uno dei più grandi gruppi musicali cubani, ma purtroppo il primo maggio ci ha lasciato Juan Formel, il creatore di questo gruppo, Los Bam Bam, musicista cubano, compositore, bassista, che era nato a Cuba il 2 agosto 1942. E per oltre 40 anni è stato la forza trainante di questo gruppo, Los Bam Bam, gruppo che nasce nel 1969. Formel nel 1999 viene premiato per l'album Llegó e l'anno scorso aveva ricevuto anche i premi Latin Grammy, questo ultimo per l'eccellenza musicale. Questo grande innovatore della musica, Juan Formel, si è spento il primo maggio a La Habana e è stata la televisione di Stato a dare il triste annuncio e ha detto che il leader dei Bam Bam, soprannominati i Rolling Stone della salsa, era morto all'improvviso. Aveva 71 anni, grande maestro, ti ascoltiamo con piacere, Los Bam Bam y Ben Ben Ben. Ahí nada más, historia verdadera. Y hoy voy a contarte una linda historia de aquellos que bien saborearon la gloria y recorriendo el mundo con su estilo sortearon reveses y victorias. Pero por las cosas que tiene el destino hay que vivir la vida cada momento. Y aunque surjan piedras en el camino, yo te aseguro mi amigo, y ahí van, van por mucho tiempo, y es que por mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Verdad, Julián? Mira, ahí nomás. Ahora vengo con más fortaleza, más sentimiento, más firmeza, y te brindo esta canción. Y sin demora, con el alma enamorada, yo te brindo esta tonada, reafirmando lo que soy. Amar a ti de una forma diferente. No tengo nada diferente. Vengo yo, vengo con el somo en la mano defendiendo mis raíces. Va a poner sabroso el ambiente. No hay poco. Sí, chirrinchita en la candela. La Habana no aguanta más, será tú. Dime si tú quieres más. No tengo nada, seguro que sí. Que no ese soy yo. Soy Bam Bam de siempre.